la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa domenica Gesù ci ripropone la sua vicinanza, rassicurandoci: non vi lascerò orfani, e nell'imminenza del suo ritorno al Padre promette la venuta dello Spirito Santo. Soltanto amando Gesù e osservando i suoi comandamenti, ognuno di noi potrà beneficiare del dono dello Spirito Santo come luce e sostegno. Amare Gesù significa amare il Padre, il quale non permetterà mai a nessun uomo, se questi vorrà, di rimanere senza il suo amore. La certezza del dono dello Spirito ci conduca alla vera verità e ci insegni a fare comunione con Gesù per continuare, come gli Apostoli, la sua opera verso i fratelli, ravvivando la nostra fede e sostenendo la nostra speranza. Questa domenica sesta del tempo pasquale, ancora una volta ci ritroviamo per vivere la gioia dell'incontro con Gesù come discepoli a Emmaus, riconoscendolo mentre ci spiega le scritture, riconoscendolo mentre spezza il pane per noi. È l'ultima domenica, speriamo, in cui celebriamo senza il popolo. Poi da lunedì riprenderemo queste celebrazioni in sicurezza. Speriamo di presto poter gustare in modo ravvicinato questa presenza, la gioia dell'incontro con Lui. Chiediamo allora perdono al Signore di tutti i nostri peccati, tutte le volte che anche noi come il mondo non abbiamo accolto la luce dello Spirito, non ci siamo lasciati guidare dalla parola del Signore. Signore Gesù, quando i nostri cuori si appesantiscono a causa del dubbio e della paura, a te diciamo: Dio che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una ritta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Se uno mi ama, o se
parola, dice il Signore, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà con voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio. E ancora, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Queste domeniche di Pasqua ci siamo un po' abituati a ascoltare il Vangelo di Giovanni, naturalmente anche la densità del suo messaggio. E anche oggi direi che il Vangelo ci presenta tanti spunti per riflettere. Tanti spunti che a volte non sono così semplici da comprendere. D'altronde noi ci rendiamo conto che Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, lo scrive al termine della sua vita, con la preoccupazione di fissare per le comunità cristiane tutte le parole più importanti che Gesù ha detto, ma soprattutto lasciando trasparire attraverso quelle parole quello che Giovanni ha vissuto nella sua fede, il suo credo nel Signore, in Gesù che è figlio di Dio, dove lui afferma più di una volta che Gesù è nel Padre, il Padre è in lui. Giovanni afferma che, per esempio, tutte le opere che lui compie le compie attraverso il Padre. Insomma, attraverso le parole di Giovanni noi scopriamo la vera identità di Gesù e scopriamo un po' tutta la sua teologia, diciamolo così, proprio il suo pensiero su Dio. E quindi anche oggi non è semplice capire il messaggio di Giovanni. Però vorrei partire da alcune espressioni, tre espressioni. La prima espressione che il Vangelo usa, ecco, naturalmente siamo sempre durante l'ultima cena. E durante l'ultima cena, immaginiamo che Gesù, dopo aver compiuto dei gesti, aveva cercato di far comprendere agli apostoli quello che lui stava vivendo, quello che stava per succedere di lì a qualche ora, il suo arresto, la sua condanna, la sua morte, ma poi la sua resurrezione, no? In quel contesto Gesù dice: non vi lascerò orfani. È la prima espressione che penso colpisca molto. Direi che intorno a questa espressione ruota un po' tutto il significato di questo Vangelo. Non vi lascerò orfani. Questo perché? Perché Gesù in quel momento sta parlando della sua dipartenza. Lui sarebbe stato abbandonato dai discepoli perché arrestato. Non l'avrebbero più visto se non nel momento pietoso della deposizione nel sepolcro e poi dopo il giorno di Pasqua. Però Gesù è consapevole di rimanere solo e è consapevole che i discepoli in
spauriti che scappano, sentiranno la mancanza di Gesù. Non potranno più vederlo, non potranno più stare con Lui come adesso sono stati, quindi hanno camminato con Lui, hanno ascoltato le sue parole, hanno visto i suoi miracoli, non potranno più stare con Lui. E quindi Gesù dice proprio questo: non vi lascerò orfani. Ma poi Gesù si riferisce anche a una seconda partenza, non è solamente la partenza del momento della morte, della condanna, ma anche quando da risorto, e Gesù lo sa bene, sarebbe poi apparso ai suoi discepoli, avrebbe consolato, avrebbe donato la pace, lo Spirito Santo, la possibilità di rimettere i peccati, ma poi a un certo punto Gesù sarebbe salito al Padre. Ed è quello che celebreremo settimana prossima, l'ascensione di Gesù al cielo. Allora ecco perché di fronte a queste partenze, gli apostoli che si sentono smarriti, di fronte a queste parole che Gesù pronuncia annunciando questo distacco da loro, crea nei discepoli sicuramente la paura e soprattutto la sindrome dell'abbandono. Hanno paura di essere abbandonati, di dire: ma adesso cosa facciamo? Da dove cominciamo? Continuiamo a fare l'opera che Gesù ha fatto, ma con quale forza? Con quale intelligenza? Con quale possibilità? Ce la faremo? Tante sono le paure. Abbandoniamo tutto? Lasciamo tutto? Ecco, allora Gesù dice: non vi lascio orfani. E questo è un messaggio molto consolante, che potrebbe anche essere un messaggio che spesso noi dobbiamo sentire nel nostro cuore, e quando soprattutto viviamo dei momenti anche un po' difficili, dei momenti come stiamo ancora vivendo, anche se le riaperture dopo questo periodo così di quarantena, di chiusura, di reclusione forzata nelle nostre case, stiamo ancora vivendo momenti ancora difficili, eppure questa parola deve risuonare: non vi lascerò orfani. La seconda espressione: Gesù, per garantire che non lascerà orfani i suoi discepoli, i suoi apostoli, garantisce il dono dello Spirito Santo con queste due caratteristiche. E le due caratteristiche, mirabilmente, della di oggi ci vengono un po' spiegate dalla prima e dalla seconda lettura. La prima caratteristica dice: io lascerò a voi il mio spirito, che sarà uno spirito paraclito. Già col centro di ascolto abbiamo spiegato martedì che la parola paraclito significa colui che ti è accanto, colui che ti dà una spalla, ti incoraggia. È l'avvocato. E l'avvocato cosa fa? È colui che ti difende, no? E Gesù dice: manderò un altro paraclito, nel senso che qualcuno che mi sostituirà in quello che io già sto facendo. Quindi possiamo dire che Gesù, anche lui è venuto nel mondo per essere un avvocato nei nostri confronti, per esserci vicino, per sostenerci, per difenderci. E allora ci darà questo spirito che sostituirà la presenza di Gesù, che è Dio, uno spirito che ci difenderà. E allora, per capire bene da chi deve difenderci, andrei proprio a pescare dalla lettera di Pietro, quando Pietro scrive alle comunità dicendo che siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Abbiamo appena ascoltato, Pietro dice alla comunità. Cosa vuol dire essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi? Cioè, a pensare che, innanzitutto dovremmo metterci un po' nei panni dei primi cristiani. I primi cristiani, quando cominciano a raccontare le parole di Gesù, a dire che quelle parole sono talmente vere perché a un certo punto Dio ha voluto che suo figlio morto risuscitasse da morte, quindi la resurrezione di Gesù diventa la conferma di tutto quello che Gesù ha compiuto nella vita, no? Quindi sono parole vere. E rendere ragione di quelle parole lì vuol dire che gli apostoli non sono coloro che raccontano delle favole, raccontano delle cose che hanno immaginato, raccontano delle verità, ma gli apostoli si trovano di fronte a dei giganti della religione. Immaginiamo quei tempi, il grande gigante della religione ebraica, con quella tradizione da Abramo, Isacco, Giacobbe,
tutta quella tradizione che aveva formulato poi dei precetti, delle regole, che aveva stabilito anche un ordine sociale fatto di classi, fatto di persone che erano i dottori, erano scribi, erano farisei, che erano sadducei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era un gigante. Quindi affrontare la tradizione ebraica e dimostrare che Gesù è venuto a compiere tutte queste profezie diventava molto complicato. Poi c'erano anche un gigante della tradizione filosofica e anche della tradizione religiosa greca e romana, di risulta, quindi l'Olimpo, i dei, i loro sacerdoti, i templi greci, romani, insomma quello che anche adesso noi possiamo ammirare, queste opere imponenti verso le divinità. Immaginate questi poveri cristiani dover rendere ragione della loro fede. Si trovano di fronte in difficoltà, lo Spirito Santo li sosterrà in questo. E venendo a noi, anche noi abbiamo dei giganti, purtroppo, con i quali dobbiamo confrontarci. A parte questo periodo in cui abbiamo dovuto trovare ragione veramente della nostra fede, in un momento in cui abbiamo visto la fragilità della nostra umanità, abbiamo dovuto anche noi trovare la ragione della nostra fede, abbiamo dovuto trovare la ragione del nostro vivere. Forse eravamo troppo sbilanciati su una vita troppo frenetica, una vita fatta di tante cose, tante attività. Adesso ci ha permesso questo periodo di riflettere un po' di più anche sulla nostra fragilità umana, no? Sul nostro essere fatti di terra, essere impastati ma avere lo spirito del Signore, no? Ma ci permette anche di confrontarci con quella mentalità purtroppo che è sempre, potremmo dire, dietro l'angolo, che il materialismo, la superficialità, l'individualismo, vado a pensare anche, parlare di fede, di questa speranza, di questa vita e confrontarci con un mondo che è sbilanciato verso il possedere, il vivere la vita materiale, avere un sacco di interesse solamente per quelle cose che appartengono a questo mondo. Questa vita che ci sposta sempre di più a pensare a noi stessi, ai nostri bisogni, al nostro io, a soddisfare i miei bisogni personali, mettere la mia persona al centro, la cura della mia persona al centro, in maniera quasi morbosa, la ricerca proprio anche di quell'apparire. Abbiamo una mentalità così, si sposta, e noi cristiani dobbiamo rendere ragione che abbiamo una fede che ci permette di andare oltre. Quindi lo spirito paraclito ci aiuterà in questo, a rendere ragione. E la seconda espressione è lo spirito di verità. Spirito di verità. E qui vorrei, per spiegare questo, pescare dalla prima lettura. Quando, cosa succede? Durante il tempo della diffusione della predicazione degli apostoli, in Samaria, che è qualche chilometro distante da Gerusalemme, una regione sempre ritenuta un pochettino al limite, è una zona un po' di infedeli, però lì sembra che il cristianesimo abbia, come dire, terreno fertile per poter attecchire. E lì gli apostoli, i discepoli, gli apostoli, coloro che vanno a predicare, compiono miracoli, tutti restano stupiti, si fanno battezzare. Ma a Gerusalemme gli apostoli dicono: mandiamo Pietro e Giovanni a infondere lo Spirito Santo. Questo perché? Lo Spirito che è di verità. Perché tante volte cosa può succedere? Anche noi nella religione possiamo trovare e andare alla ricerca degli effetti speciali, dei miracoli, delle grandi cose. Possiamo andare alla ricerca anche noi, come quei samaritani, di tutto quello che può creare audience, tutto quello che può creare lo stupore, quello che ci lascia un po' a bocca aperta. Nella religione a volte cerchiamo queste cose, altrimenti diciamo che fede è la nostra fede, se non ci fa vedere cose straordinarie. Lo spirito che viene dato per mezzo degli apostoli a quelle persone permetterà di capire che la nostra fede non è una fede che deve cercare dei segni, non è una fede che va alla ricerca di miracoli o segni straordinari, spettacolari, ma è uno spirito di verità che aiuterà anche quei samaritani a capire ciò che
a seguire le orme di Gesù. Ecco, allora queste sono le tre espressioni che vorrei consegnarvi oggi, e mi pare che in attesa un po' della festa dell'Ascensione dello Spirito Santo, poi nel giorno di Pentecoste, le teniamo un po' nel nostro cuore e le custodiamo. La prima, non vi lascerò orfani. La seconda, il Signore ci dà uno spirito avvocato, paraclito, per difenderci dalla mentalità corrente, e uno spirito di verità, uno spirito che ci aiuterà a capire ciò che è buono nella nostra vita e a scegliere ciò che è buono e portare avanti ciò che è buono, proprio perché noi non ci allontaniamo da quella verità che è proprio il Signore Gesù e quello che ci ha insegnato. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. La verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore risorto ci ha promesso il dono dello Spirito Santo. Egli prega in noi e ci sollecita a rendere ragione della nostra speranza. Con questa fede presentiamo a Lui le nostre suppliche. Con fiducia diciamo insieme: Signore, donaci il Tuo spirito di verità. Signore, donaci il Tuo spirito di verità. Signore, dona il Tuo spirito alla Chiesa, perché docile alla Tua guida e fedele alla Tua parola, sia un segno vivo che irraggia attorno a sé tenerezza e compassione. Preghiamo. Signore, donaci il Tuo spirito di verità. Signore, dona il Tuo spirito a coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, lavorino per il bene dei popoli nella ricerca dell'unità, della giustizia e della pace. Preghiamo. Signore, donaci il Tuo spirito di verità. Signore, dona il Tuo spirito a coloro che si donano agli altri, genitori, educatori, personale sanitario e volontari, che giorno dopo giorno assistono i malati, i disabili, gli anziani e gli ospiti delle case di riposo, perché in questo tempo di pandemia si sentano ancora più confortati e sostenuti dal Tuo amore. Preghiamo. Signore, donaci il Tuo spirito di verità. Signore, dona il Tuo spirito a coloro che sono nel lutto per la perdita dei loro cari. Ricordiamo i nostri defunti, in particolare Cherubini Carlo e famiglia, Maffezzoni Santo e famiglia, Mensi Annibale e famiglia, Orio Walter e Regina, Mattanza Bruno, e coloro che sono tornati a Te in questi giorni, perché accompagnati dalle nostre preghiere siano accolti nella casa del Padre. Preghiamo. Signore, donaci il Tuo spirito di verità. Signore, dona il Tuo spirito ad ognuno di noi, rendici attenti a decifrare i segni della Sua azione nella nostra vita e in quella degli altri. Suscita gratitudine per quanto di bello, di buono, di utile riscontriamo nella nostra storia. Preghiamo. Signore, donaci il Tuo spirito di verità. O Signore, che illumini la nostra mente con la Tua parola di vita, donaci il Tuo spirito. Rendici docili alla Sua forza.
forza e capaci di ascolto interiore, perché siamo testimoni viventi del tuo amore infinito. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dal tuo amore stesso il sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, e per il nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico il sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, creatore del mondo. Tu non ci lasci soli nel cammino, ma sei vivo e operante in mezzo a noi. Con il tuo braccio potente guidasti il popolo ebraico nel deserto. Oggi accompagni la tua Chiesa pellegrina nel mondo con la luce e la forza del tuo Spirito. Per mezzo del Cristo, tuo Figlio, Signore nostro, ci guidi nei sentieri del tempo, alla gioia perfetta del tuo regno. E per questi immensi doni, uniti agli angeli e ai santi, cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, in cieli e in terra.
Egli, come ai discepoli di Emmaus, si svela il senso delle scritture e spezza questo padre per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo spirito su questo padre, su questo figlio, perché tuo figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e con il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, prese il calice del vino, ti rese grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, iniziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione della croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione Cristo tuo Figlio. Lo hai chiamato dalla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona a noi col suo corpo e col suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore e lo spirito del tuo Figlio. Fortifica nell'unità e convocati alla tua mensa insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, presbiteri, i diaconi, tutto il popolo cristiano possono irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi anche a noi al termine di questo pellegrinaggio di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Sempre Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi, San Lorenzo nostro patrono, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo che il Signore dia a noi lo Spirito, non ci lasci solo, lo Spirito che ci sostenga, lo Spirito che ci aiuti a essere persone di riconciliazione, di pace, il suo Spirito che ci aiuti a entrare nella verità. Chiediamo allora al Signore questo grande dono e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, di la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni tormento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
per chi è a casa, facciamo la comunione spirituale con queste parole. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, ti offro il sangue preziosissimo del tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Guarda con bontà, oh Signore, il tuo popolo che hai rinnovato quei sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Come ormai è diventata tradizione in questo tempo di pandemia, anche oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 avremo l'adorazione eucaristica libera. Poi alle 17 verrà trasmesso il Santo Rosario Eucaristico e faremo poi la benedizione, come al solito, sulla porta della Chiesa a tutto il Paese e a tutti coloro che ci stanno seguendo via Facebook e anche via YouTube. Da domani, già vi dicevo, 18 di maggio, secondo il decreto del Presidente del Consiglio, si può cominciare anche a celebrare con il popolo. Questo significa che purtroppo dovremo abituarci anche a un certo regime di attenzione, soprattutto nel distanziamento, nel venire in chiesa con la mascherina, con i guanti. Per le messe feriali non è, penso, sarà necessario fare una iscrizione, perché di solito le messe feriali sono di solito con un popolo più ridotto. Mentre invece per quelle festive, che saranno sabato prossimo alle 18.30 e domenica prossima alle 10, sarà necessario iscriversi, quindi venendo con la propria birra da casa, qui in chiesa troverete un cartellone con messa del sabato, messa della domenica, 50 posti. Siamo ancora dispensati dal precetto festivo, per cui cerchiamo di usare un criterio anche un po' di rotazione. Cominciamo con un minimo, la messa del sabato e della domenica, poi trasmetteremo ugualmente alla messa. Naturalmente chi viene dovrà venire senza creare sacramenti, poi insomma potete leggere in settimana anche le norme che ho pubblicato sui vari canali social, ma soprattutto anche sulla porta della chiesa e anche nelle bacheche della chiesa, una serie di norme di attenzione. Lunedì sera faremo l'incontro con i catechisti sulla piattaforma del computer. Poi martedì, ecco una cosa interessante, sono disponibili i bollettini pasquali. Abbiamo aspettato questa riapertura, qui chi è incaricato può venire a prendere i bollettini, poi portarli nella cassetta del posto, quindi nessuno è autorizzato a suonare il campanello, consegnare il bollettino, andare a bere il caffè, nessuno. Quindi si prende i bollettini, si mettono nella cassetta. Alle 20.30 di martedì abbiamo il centro di ascolto, poi incontreremo mercoledì il Consiglio Affari Economici, sempre su piattaforma. Giovedì sera avremo la recita del Santo Rosario, trasmessa via Facebook, sempre qui in chiesa, raccomandando alla Madonna tutte le nostre famiglie, le nostre comunità, i nostri bambini e i ragazzi. Giovedì mattina, che è 21, riapre anche qualche ora l'ufficio parrocchiale. Attualmente l'ufficio parrocchiale si viene dalle 9:30 fino alle 1.
avremo possibilità di scrivere anche le messe del secondo semestre. Per il momento le messe restano ancora al mattino alle 8:30 e naturalmente nessuno accederà all'ufficio, che resta fuori, c'è la finestra, si concorda bene con debita distanza con guanti e mascherine. E poi insomma ci sono tante altre notizie che sono riportate sull'informatore, noi ci affidiamo poi al buon senso di tutti e sicuramente al criterio della cautela che tutti dobbiamo ancora assumere, proprio perché il virus, anche se adesso è primavera, cali i contagi eccetera, però il virus è ancora aggressivo, è ancora molto forte, è ancora presente, per cui dobbiamo essere proprio bravi, bravi, bravi. Ora ci affidiamo alla Madonna, la Madonna di Fatima, che come vedete l'abbiamo esposta perché ci ha accompagnato mercoledì scorso, il 13 di maggio 1917, la passa dei tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta. Noi abbiamo pregato la Madonna, ci affidiamo a lei, le nostre famiglie. Beata Vergine Maria di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante certezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravvive e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli escludi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e a tutti consegna il tuo diletto figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica a tutti. Anche a lei.